Questa lunga quarantena ha svuotato le città. Ci ha costretti a casa, davanti agli schermi dei nostri computer e cellulari. Ma il teatro non ci ha lasciati mai. Ci ha fatto compagnia, rendendo più lieve il nostro isolamento. Con la sua miriade di storie, volti, colori, suoni e parole. Queste intense immagini di palcoscenici passati assumono un significato simbolico. Per onorare le grandi emozioni del passato, certo, ma soprattutto per ribadire che il teatro vive nel presente. Condivide le difficoltà di tutti e come tutti ha il desiderio, la volontà e la necessità di ripartire. La nostra compagnia teatrale, che stava vivendo fino a poche settimane fa un'incredibile stagione di successi che ci aveva portati fin sulla luna, non dimentica e non si fa dimenticare. Luogo prediletto degli immaginari collettivi e nutrimento e linfa della nostra fantasia, il nostro teatro è qui, questa sera, per ricordare che non c'è immaginazione senza la concretezza del lavoro di tutti i suoi protagonisti. Attrici, attori, ballerini, registi, sceneggiatori, costumisti, scenografi, truccatori, elettricisti, fonici, addetti alle luci e tutti coloro che dentro o fuori dal palcoscenico contribuiscono a fare grande il nostro teatro. Questo video è dedicato a loro e più in generale a tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo. A chi ha scelto il teatro come propria professione, ma anche a chi, come noi, lo vive intensamente ogni giorno della sua vita, ricevendo in cambio come ricompensa soltanto brividi, adrenalina e tanta, tanta passione. A tutti coloro che, come noi, stanno progettando come ricominciare nel segno di un nuovo corso. A tutte quelle migliaia di sipari, temporaneamente chiusi, ma che presto si riapriranno per riportarci con una nuova consapevolezza nel territorio del sogno e della cultura. Perché il teatro torni ad essere ciò che davvero è, una meravigliosa espressione di vita condivisa con il suo pubblico.